No, cerchiamo di capire una cosa. Lo mandiamo a De Magistris questo video? No, ma qui non c'è nessun accanimento De Magistris. Ma magari se facesse un po' di più il sindaco e meno altro. Intanto diciamo una cosa, guardo Claudia Fusani, che queste cose le conosce bene. Però il sindaco è... Intanto per avere la carta d'identità bisogna prenotarsi sul sito del Ministero dell'Interno. Cioè, ormai si passa il Ministero dell'Interno che mette la carta d'identità, per capirci intanto. Poi, a seconda del comune, dai diversi comuni, uno si prenota per avere la carta d'identità. A Napoli i tempi sono quelli che abbiamo visto, a Roma erano lunghi, sono stati ridotti. Tre giorni. Dice il professor De Masi, bisogna prenotarsi per tempo, diciamola così. Ma il problema di Napoli... E la mandano a casa? Il problema di Napoli è che dal punto di vista digitale l'amministrazione comunale è molto indietro. E da chi dipende? Leggevo una statistica recentemente che Napoli è uno dei comuni che fornisce meno servizi, diciamo, via web in digitale. Mettiamola così. Questo però è uno dei motivi per cui le persone e quindi gli elettori sono molto scontenti, non a Napoli, questo vale in tutta Italia. Io ricordo sempre che non esiste in questo paese, 2019, un'anagrafe centrale dei comuni italiani, che è una cosa pazzesca. Punto. Detto questo, che voleva dire Sasso, senza infierire su non voglio questa infierire. È una cosa simbolica nel senso... Ma ce ne sarebbero tante, guardi, direttore, ad esempio nella mia regione, nella Puglia, però ci spostiamo dal settore anagrafe alla sanità, ci sono delle liste d'attesa pazzesche. Allora, se i presidenti di regione, se i sindaci, se gli amministratori pensassero a fare più il loro mestiere, cioè il sindaco, quindi la buca nella strada, la lista d'attesa, la digitalizzazione dei servizi, forse i cittadini sarebbero un po' più contenti. No. Il punto è che magari non sarà tutta responsabilità di De Magistris, però ormai è lì da un bel po' di anni. Sì. Vogliamo le posso fare qualcosa? Però una domanda? Come no? Perché voi amministrate moltissimi comuni, anche molte regioni, nel ricco nord italiano. Dove adesso le cose... anche nel sud e nel centro. Adesso cominciate anche nel sud, cioè sarà una bella sfida la vostra. Ma stiamo già vincendo, governiamo in Abruzzo, in Basilicata, abbiamo fatto vincere il centro-destra. Avete appena cominciato, no? Dovete dimostrare di saper governare, che è un'altra cosa. Sarete bravissimi. Lo stile della Lega è quello dell'amministratore di buonsenso, insomma. Se vengono rinnovati ogni volta in Lombardia... Il personale che la Lega ha imbarcato nelle regioni del centro e del sud non è il personale... dirigente che la Lega ha al nord, perché è un personale allevato in 20 anni di di guida di comuni, con di tutto il rispetto per lei, leghista dal 2014, però, pioniere, la maggior parte della nostra classe dirigente ha aderito al partito di Salvini. La Lega e la cronaca degli ultimi mesi lo racconta, ha fatto riferimento a un gruppo di persone che si sono riciclati da altri partiti politici. Posso dire una cosa da Alessia Rocco? Voglio vedere come governerete. Io sono meridionale. Perché temo che importerete alcune brutte abitudini. Credo che il problema reale del Sud sia la scarsa capacità di organizzarsi. Sì. Se per caso dal Nord, tramite la Lega, arrivasse una qualche spinta a una migliore organizzazione del Sud. C'è già. C'è già, si chiama autonomia. No, io da pugliese voglio essere più responsabile, più trasparente e voglio mettermi in gioco. Non voglio piangermi addosso. L'autonomia è la sfida. Ma posso dire una cosa? Prego. Adesso arriviamo alle zero. Non stavo parlando del problema costituzionale, stavo parlando del problema manageriale, proprio organizzativo, cioè di far funzionare le strutture organizzative. Questo sarà una sfida pure per la Lega. Ma se per caso, scusate un attimo, la Lega riuscisse a fare questo miracolo nel Sud, a darci un po' una pompata di managerialità, ben venga. Sì. Però, ma per questo che la Lega comincia a prendere tanti voti anche al Sud. Mi faccia dire un però. Però ho un sospetto. Ho sentito tempo fa Salvini che diceva questo. Ma per organizzare, giustamente era contro lo Stato, diciamo, di degenerazione organizzativa di Roma per quanto riguarda l'immondizia. Però subito dopo questo diceva una cosa veramente... Diceva, ma non ci vorrà mica una laurea per organizzare l'immondizia a Roma. Bene, la struttura per la gestione dell'immondizia è uno dei algoritmi più complessi che ci siano. Cominciò 40 anni fa a New York a cercare di capire come si fa. Ma è una cosa di una problema della Lega è che al sud, in Sicilia ad esempio, ha scelto come alleato il professor Arata, che a oggi risulta
come dire, indagato per tutta una serie di reati, fra cui l'associazione mafiosa. Sì. Allora, che... questo è il problema della Lega, capito? No, al sud. Scusate. Io ci mettevo pure una certa ironia in quello che dicevo. No, volevo dire, perché spero. Citava... citava anche la situazione dei rifiuti a Roma, De Masi. Stamattina Salvini ha parlato anche di Roma e ha detto la Lega lavora a un progetto per una Roma diversa. Ha detto non c'è un attacco all'attuale amministrazione, dice Salvini, aspettavano però i cittadini il cambiamento, è passato il primo anno, il secondo e il terzo. Però io consiglio Salvini, se consiglio si può dare a una persona che non ne chiede, di studiarsi un attimo come è complessa la gestione dei rifiuti in una città di 5 milioni di persone. No, certo. Ci vuole un algoritmo che, guardi, è una cosa di una complessità.